Luciana Littizzetto ha copiato le battute, le gravi accuse. Luciana Littizzetto sotto accusa. Stando a quanto rivelato dall'influencer Noemi Mariani, l'artista avrebbe copiato alcune battute per un suo monologo a Che Tempo Che Fa, dove da anni è la spalla comica di Fabio Fazio. La Mariani, attraverso la sua pagina Instagram Mangia Prega Sbatti, dialoga ogni giorno con migliaia di studenti e giovani impiegati che hanno problemi nel trovare un'abitazione. Il lavoro della ragazza è da tempo quello di scrivere testi pubblicitari e dialoghi, e sui social network ha dato vita al format Case da Incubo. Noemi, che ha un seguito piuttosto elevato pure su TikTok, visita quotidianamente decine di siti immobiliari. Seleziona gli annunci peggiori e li commenta in maniera divertente, raccogliendo complimenti e ringraziamenti. Durante una puntata di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha fatto la stessa cosa. Oltre a mostrare le immagini di case simili a quelle selezionate dalla Mariani, ha anche pronunciato quasi le stesse battute. Un comportamento che ha mandato su tutte le furie l'influencer 33enne, che prima si è lamentata sui social network e poi ha deciso di scrivere una lettera di fuoco. Pubblicata sul settimanale Di Più, indirizzata proprio a Luciana Littizzetto. Lei ha letteralmente preso in prestito, senza chiedermi l'autorizzazione, una parte del mio programma. Ha evidenziato Noemi Mariani, che lo scorso anno è stata intervistata anche dalle Iene per il suo lavoro. Ha mostrato foto simili alle mie. Ha parafrasato le mie battute. Senza citarmi. Senza una minima allusione al fatto che stesse sfruttando una mia idea, un prodotto della mia creatività. Senza nessuna riconoscenza. Le sembra giusto? Le sembra corretto? Nella sua missiva Noemi Mariani ha aggiunto senza troppi filtri: sto cercando di costruire il mio futuro con le mie forze e vederla usufruire gratuitamente del mio lavoro è stato doloroso. È una situazione tragica e sono sicura che lei capisca la frustrazione nel vedere un'altra persona portare in prima serata il proprio programma. Non voglio niente da lei, sia ben chiaro. Mi basterebbe essere menzionata, ricevere un riconoscimento alla mia idea. Luciana Littizzetto sarà pronta a replicare e magari a chiedere scusa? Milanese, di professione copy writer e content creator, Noemi Mariani ha 33 anni e da sempre vive in affitto. Come raccontato tempo fa al Corriere della Sera, ha cominciato a lavorare a 18 anni, la casa dove vive ora era stata affittata dalla nonna. Poi è passata alla madre e ora a lei. Ad un certo punto ha pensato di poter acquistare un immobile, ma ha scoperto una situazione piuttosto critica. Case improponibili, che sono diventate lo spunto per il suo format video su TikTok e Instagram dal titolo Case da Incubo. Un format dove Noemi Mariani vuole divertire i suoi follower, ma allo stesso tempo denunciare la situazione tutt'altro che semplice. O intervengono le istituzioni a calmierare i prezzi, oppure con il mercato libero andranno fuori controllo. Milano è una delle poche città che ti offre un lavoro, e chi vive qui finisce per adattarsi, perché non ha scelta.